Parlando di violenza di genere, non posso evitare di considerare come minimo allarmante l'incremento del fenomeno. Solo in Italia, ogni 2 giorni, una donna è vittima di femminicidio. Il dramma che investe questa forma particolarmente ripugnante di violenza consiste soprattutto nella varietà e nella diffusione delle diverse forme in cui si esprime. Dalla violenza domestica, esercitata nei modi più vari, agli abusi sessuali, alle mutilazioni genitali femminili, alle fasciature dei piedi, alle ragazze acidificate, fino agli stupri di guerra. Alla base di questi delitti vi è una matrice culturale figlia dei totalitarismi, ma il cui retroterra persiste ed inquina anche le società più aperte e tolleranti. Tale cultura esalta il virilismo, la prepotenza e la sopraffazione, ma soprattutto un'idea della donna come proprietà privata, al cui possesso sarebbe una debolezza inaccettabile rinunciare, un disonore per la propria autorità di maschio. Ed è stato proprio uno stupro di guerra, la causa originaria che ha scatenato la prima strage per fucilazione di massa, fatta in Italia dai nazifascisti, dopo l'armistizio dell'8 settembre. Di fondamentale importanza è però anche il ruolo che svolgiamo noi uomini all'interno della società. Al fine di porre rimedio a questa piaga sociale, sarebbe utile promuovere una riflessione individuale e collettiva tra gli uomini di tutte le età e condizioni, nella direzione di un mutamento di civiltà nelle relazioni tra i sessi. Perché impegnarsi pubblicamente e personalmente per l'eliminazione di ogni forma di violenza di genere, sia fisica che psicologica, faciliterebbe una svolta nei comportamenti concreti di ciascuno, nelle famiglie, nel mondo del lavoro, nonché nelle diverse occasioni di socialità. È quindi importantissimo e da sostenere il lavoro svolto dalle associazioni maschili che si impegnano in questa direzione, come ad esempio l'Associazione Maschile Plurale. Così come un plauso va ovviamente rivolto a tutte coloro e a tutti coloro che stasera hanno permesso di accendere un faro su questo argomento, all'Associazione Donne in Comune e a tutte le donne e gli uomini che, nei centri antiviolenza, dedicano parte della propria esistenza al contrasto della violenza di genere. Un particolare ringraziamento però voglio anche dedicarlo all'associazione corsichese La Speranza, che tra le sue molteplici missioni ha anche quella di sostenere le donne in difficoltà. Anche in questo contesto, prevenire è meglio che curare. E per fortuna esistono delle pratiche che ci permetterebbero di limitare questo fenomeno. Occorre aumentare la nostra capacità di raccogliere dati sulla violenza, incrementare la nostra conoscenza delle cause e delle conseguenze della violenza, promuovere la prevenzione primaria della violenza interpersonale, promuovere la parità sociale e di genere e l'equità per prevenire la violenza, rafforzare i servizi di supporto e assistenza alle vittime e sviluppare un piano d'azione strategico nazionale. Perché una strategia ben pianificata è attuata dai violenti che spesse volte non agiscono d'impulso. In questi casi, infatti, gli atti di violenza non avvengono nell'immediato, bensì solo dopo che si è riusciti a fare il vuoto intorno alla vittima, portandola a rapporti conflittuali con la propria famiglia d'origine e con le persone che, prima dell'incontro col carnefice, le erano vicine. In tali casi, infatti, la vittima perde dei punti di riferimento fondamentali e si trova improvvisamente isolata, alla mercé del violentatore, unico suo punto di riferimento. Dopo aver subito atti di violenza, la donna avrà perso i punti di riferimento del passato e il violentatore avrà raggiunto il proprio scopo. Per questo occorre comprendere soprattutto l'identikit del violento, in modo che una donna possa individuarlo con maggiore facilità ed evitare situazioni come quella appena descritta. Grazie.